Processo CREAF. Iniziata la tornata di arringhe degli avvocati che difendono gli 8 imputati chiamati a rispondere di bancarotta semplice aggravata per il fallimento del centro di ricerca e alta formazione mai entrato in attività nonostante i 22 milioni di euro pubblici spesi in 11 anni. Un fiume di denaro che ha continuato a scorrere fino al 2016 quando l'amministratore unico, Laura Calciolari, portò i libri contabili in tribunale. Dopo la richiesta del pubblico ministero Lorenzo Boscagli di condannare tutti gli imputati, tra loro il sindaco Matteo Biffoni nella sua qualità di presidente della provincia e dunque di socio di maggioranza del CREAF e il suo predecessore Lamberto Gestri, è toccato alle difese ripercorrere gli anni di quello che doveva rappresentare il rilancio del tessile ma che è rimasto sempre solo un sogno. 6 ore di arringhe serrate, di difese appassionate, di un minimo comune denominatore, la politica che addossa la responsabilità, se una responsabilità c'è stata, su chi a vario titolo ha avuto un ruolo nella gestione attiva della società e sui tecnici. Il primo a prendere la parola è stato l'avvocato Giovanni Renna, difensore di Lamberto Gestri. Non possiamo pensare, ha detto, che se dopo una spesa di più di 20 milioni il CREAF non è stato aperto, sia responsabilità di tutti. Il presidente Gestri ha fatto tutto quello che era nelle sue competenze. È stato forse trovato un euro speso male? No, le parole dell'avvocato. L'avvocato Pier Matteo Lucibello, difensore di Matteo Biffoni, ha insistito sulla mancanza di presupposti per imputare responsabilità al socio di maggioranza e lo ha fatto agganciandosi al ragionamento sostenuto dall'accusa, secondo cui senza la richiesta di fallimento, quando era chiaro che non ci sarebbe stato futuro, il passivo della società si è appesantito. Non spetta al socio, le parole del legale, non si può valutare il testo di una legge per farle dire quello che non dice. Devo ancora comprendere cosa avrebbe dovuto fare o non fare Biffoni, l'inizio dell'arringa di Giuseppe Nicolosi, l'altro avvocato del sindaco di Prato. Gli si contesta di aver avuto un comportamento contraddittorio, di aver espresso sostegno politico senza corrispondere il denaro per completare il progetto. Se i denari non sono arrivati è perché la gestione non è stata all'altezza e quando si parla di gestione, ha detto l'avvocato, non si parla di socio di maggioranza.